Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video riguardante i giochi di ottava generazione Pokémon in arrivo sulla Nintendo Switch. Ragazzi, ho visto che questi video vi piacciono davvero tantissimo, quindi mi raccomando, sostenete questo format anche in questo video, lasciate 300 like e ragazzi, se dovessi vedere che questo video vi piace davvero tanto, vi porterò anche un altro video dedicato alla Nintendo Switch, o meglio ai giochi Pokémon in arrivo sulla Nintendo Switch, nel quale andrò a fare le mie predizioni riguardo ai possibili starter che ci saranno in ottava generazione e potrei addirittura portarla in collab con altri youtuber. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi vedere che volete questo genere di video. Detto ciò ragazzi, quest'oggi andremo ad analizzare un leak che in Italia non ha avuto molta fortuna in termini di popolarità, ma che all'estero è stato oggetto di critiche, di analisi e quant'altro. Sto parlando ragazzi del leak che, in linea con l'altro leaker cinese che andava a prevedere una trama incentrata su tradizione e innovazione, parla di una triade degli starter a tema. Il tema in questo caso sarebbe passato, presente e futuro. Più in particolare avremmo il tipo erba che rappresenta il passato, il tipo acqua che rappresenta per l'appunto il presente e il tipo fuoco che invece sarà garante dell'ideologia del futuro. Ora, come dicevo prima, questi tre starter sono perfettamente in linea con il concept sviluppato dal leaker precedente. Ovviamente la tradizione rappresenta il passato, mentre l'innovazione è in un qualche modo premonitrice di un futuro. Ma ragazzi, questo vuol dire ben poco. Il basare un leak su un altro leak di certo non garantisce la veridicità né dell'uno né dell'altro. Potrebbero semplicemente essersi copiati a vicenda per dare credibilità al leak stesso. Sarebbe stupido basare la veridicità su un leak dicendo è vero perché è uguale all'altro leak. Semplicemente potrebbe darsi che, uscendo il leaker cinese per primo, sia stato copiato per cercare di dare veridicità al leaker stesso dal secondo leaker, che per l'appunto ha dato a teorizzare degli starter in linea con l'ideologia che esprime la trama proposta dal primo leaker. Da questo punto di vista, quindi, già la cosa scricchiola un po'. È strano che siano così simili. Lasciamo perdere il fatto che nello scorso video avevo etichettato la notizia del leaker secondo cui la trama sarebbe stata incentrata su tradizione e innovazione come falsa. Prendiamola per vera. Scricchiola già un po' questa forzatura nel cercare di essere simile all'altro leaker, come se fosse una sorta di cosa campata per l'aria e inventata sulla base di quella di prima per cercare di dare credibilità. Ma a questo leak abbiamo anche altre critiche che ho sviluppato. Ad esempio, com'è possibile rappresentare in tre starter passato, presente e futuro? Mi spiego meglio. Poniamo come esempio l'orologio. L'orologio potrebbe sì rappresentare il passato, ma paradossalmente può rappresentare il futuro e il presente. È più una sorta di tempo quello di cui stiamo parlando, non tanto una branca del tempo. E come Pokémon del tempo abbiamo già Dialga. Non risulterebbe molto difficile quindi cercare in un certo senso di portare il concept di passato, presente e futuro all'interno di una triade di starter? Sarebbe molto difficile. Per esempio, noi ragazzi sappiamo che gli starter si stanno evolvendo per raggiungere una certa umanizzazione. Pensate agli ultimi starter che sono ispirati a figure umane: un arciere, una star del cinema e un wrestler. Oppure, già partendo per esempio dagli starter di quinta generazione con Embar che si alza in piedi, oppure in sesta generazione con Delphox che è un mago. Insomma, la situazione più o meno è questa. Quindi come potremmo rappresentare, anche in linea con questa evoluzione degli starter, passato, presente e futuro? Ok, col passato potresti pensare a un gladiatore se fosse in Italia, col presente potresti pensare a Salvini, ma ad esempio per il futuro come fai a rappresentare un Pokémon starter che concettualmente deve essere il futuro? Risulterebbe molto strano, soprattutto se andiamo a considerare un altro fattore molto 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 particolare che secondo me scredita questo leak. Il fatto, ragazzi, che gli starter non hanno mai avuto chissà quale ispirazione ideologica complessa.
Insomma, sono sempre stati animaletti, animaletti che poi diventavano umani. Non c'era nessuna cosa trascendentale dietro il loro concept. A volte sono concept interessanti, carini, particolari, questo non lo nego, basti pensare a Greninja, che per l'appunto è un ninja, oppure a Primarina, che ha le caratteristiche caratteriali, questo è un termine bruttissimo, ma passatemelo, di una star del cinema, ma nessuno starter andrebbe a toccare le tematiche di passato, presente e futuro. Insomma, non c'è mai stato un qualcosa del genere. Gli starter non sono mai stati rappresentativi effettivamente del concetto base su cui si reggeva la trama. Piuttosto, la tematica di passato, presente e futuro potrebbe reggere in una triade di leggendari, ma anche lì sarebbe molto complicato rappresentarli. Anche se un punto a favore di questo leaker lo posso dare, sarebbe un gran collegamento con i giochi di... con i remake di Diamante e Perla, perché sarebbe comunque un mettere in mezzo il tempo, si collegherebbe a Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna con il concetto di spazio e tempo, avrebbe il suo perché. Ma comunque voi sapete che io non lo ritengo affidabile quella parte di leak, del leaker cinese riguardo a tradizione e innovazione, e di conseguenza per associazione non ritengo buono neanche questo leak. Semplicemente mi sembra troppo tirato. Ora, potrebbe anche darsi che abbia messo in mezzo gli starter per suggerire che potrebbero essere così leggendari. La ritengo un'ipotesi molto più probabile, anche se secondo me non è vera, però sicuramente avrebbe molto più senso vedere dei leggendari ispirati a passato, presente e futuro che degli starter, perché ad esempio fare uno starter banalmente anche a forma di orologio è... Di conseguenza, ragazzi, a fronte di queste critiche ritengo il leak falso, comunque costruito sulla base dell'altro leak per cercare di darsi veridicità, ma che secondo me veridicità non se la dà, o almeno non in quello che dice. L'unica possibilità che gli concedo è quella secondo cui potrebbero essere i leggendari a rappresentare passato, presente e futuro, qualora tradizione e innovazione dovesse essere vera, e non gli starter, perché gli starter su questi concetti così importanti non si sono mai basati, sono sempre stati i leggendari a prendere in pugno l'ideologia della propria metà di gioco e a farla valere. Non sono mai stati gli starter, e quindi secondo me questo leak è falso. Per quanto sarebbe interessante ipoteticamente vedere degli starter più ideologicamente compromessi con la trama stessa, ma lo ritengo molto difficile, anche perché rappresentare un Pokémon iniziale in una maniera così particolare secondo me non sarebbe una mossa intelligente, e Game Freak lo sa benissimo a mio parere. In ogni caso, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento con la vostra opinione riguardo a questo leak qui sotto, e magari scrivetemi idee per degli starter di ottava generazione. Siccome io alcune già ce le ho e le porterò, se questo video vi piacerà, in un prossimo video, vorrei però anche vedere che cosa avete elaborato voi, e quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti. Inoltre vi invito ovviamente a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale, in particolare, ragazzi, Instagram. Mi raccomando, che lì lancio un sacco di aggiornamenti proprio sul canale stesso, è davvero fondamentale. E ovviamente premete la campanella, come il divino merda ci suggerisce, per essere benedetti dal Signore, e passate comunque da Instagram, perché anche i contenuti sacri, ragazzi, sono importanti e li trovate là. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.